Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Giallo. Questo sarà il finale della serie in cui andremo a sfidare la Lega Pokémon con la nostra squadra che vi faccio vedere ora. Abbiamo Venusaur a livello 50, Charizard a livello 48, Snorlax a livello 47, Pidgeot al 45, Blastoise al 47 e Pikachu al 43. Ho dato fondo alla mia scorta di caramelle rare per usarle tutte essenzialmente e far salire di livello alcuni Pokémon, in particolare Venusaur e Snorlax, li ho tirati su un po'. E prima di fare ciò gli ho fatto fare un livellino nella via vittoria per evitare magari di sprecare una caramella rara su un Pokémon che sarebbe salito di livello con una manciata di punti esperienza. Detto ciò, quindi, vi ricordo di lasciare subito un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi della Lega di Pokémon Giallo. E con che squadra, se vi ricordate, l'avete battuta per la prima volta, e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Detto ciò ragazzi, si parte, si va alla Lega di Pokémon Giallo. Abbiamo i Pokémon probabilmente un pochettino underlivellati, però dai, vediamo un po' cosa riusciremo a fare. Partiamo con Lorelai. Benvenuto alla Lega Pokémon, sono Lorelai, del Super 4. Nessuno conosce Pokémon tipo ghiaccio come me. Il congelamento è potentissimo. I tuoi Pokémon saranno il mio potere dopo il congelamento. Ahaha, cominciamo? Ok, sperando che lei non ci congeli effettivamente una marea di volte i Pokémon, vediamo cosa riusciamo a fare contro Lorelai, che ha 5 Pokémon e manda in campo Dewgong a livello 54, quindi una sfida più che abbordabile per il nostro Venusaur. Andiamo di Foglia Lama. Sappiamo che farà un brutto colpo garantito, sappiamo che potrebbe essere anche super efficace, in teoria, vediamo. Ah, brutto colpo, ed è anche super efficace, giustamente. Lorelai usa super pozione, completamente a caso. Noi andiamo ancora di Foglia Lama, quindi. Ok, e tiriamo giù il nostro bel Dewgong, primo Pokémon andato. Poi, Cloyster, lasciamo Venusaur. E andiamo di Foglia Lama. Forse questo riusciamo a one-shottarlo, eh? Non dovrebbe avere statistiche speciali, questo se lo sente tutto. Infatti, viene one-shottato anche Cloyster, anzi solo Cloyster per ora. Poi, Slowbro. Contro Slowbro, lascerei comunque Venusaur. Potrebbe shottarcelo con mosse tipo psichico, lo so bene. Però Pikachu purtroppo è difficilmente utilizzabile in questa lega a meno che lo portiamo tipo a livello 55. Buono brutto colpo? Buono, buono, buono. Ovviamente brutto colpo perché Foglia Lama fa sempre brutto colpo. Mentre contro Jinx invece manderei il nostro bel Charizard con Lanciafiamme. Guardala lì Jinx, anzi guardala lì Jinx, la prima volta che la vediamo in questo videogioco. Andiamo di Lanciafiamme. Vediamo se riusciamo a one-shottarla. No, peccato. Gelo pugno, ok. Dovrebbe essere normalmente efficace, sperando che non ci congeli. Questo è un brutto colpo. Ah no, è super efficace in realtà, ok. Perché ghiaccio non è molto efficace contro fuoco. Oh, vabbè, dettagli. Ed infine Lapras, a questo punto direi di provare a mandare Pikachu per vedere se riesce a fare effettivamente una lotta. Bello lo spread di Lapras, sembra ancora più grosso. Allora, andiamo di Fulmine. È più veloce il Pikachu di Lapras, ok. E vediamo quanto danno le facciamo. Pochissimo, a dir la verità. Idropompa fortunatamente fallisce. Andiamo ancora con Fulmine. È abbastanza inutile paralizzarla nel momento in cui siamo già più veloci di lei. Brutto colpo, buono. Body Slam forse non ci uccide. Vediamo. Buono, non ci ha ucciso, però ci ha paralizzati. Peccato. Peccato, peccato davvero. Davvero un gran peccato, perché qui avremmo vinto praticamente. Con Fulmine avremmo vinto la lotta. Allora sapete cosa? Cambio Pokémon e mando in campo Venusaur di nuovo. Tanto nel caso in cui usassi Idropompa lo tankeremo tranquillamente, anche riduttore. Basta. Vabbè, questo è un predict però. Questo è un predict del gioco e è un po' scriptino, questo qui. Un po' uno scriptino. Ok, Foglia Lama. Fortunatamente non ci ha uccisi, però questo qui... un po' scrittino, il gioco. Che ti predicta Bora lo switch sullo switchin di Venusaur. Ok, come ti sei permesso? Ah, no, so io. Sei più forte di quanto pensassi, vai avanti. Questo era solo un assaggio della potenza della Lega Pokémon. Lo so bene.
Le prossime sfide saranno molto più ardue di questa. Non tanto questa contro Bruno, che è abbastanza easy in realtà. Allora, andiamo a mettere per primi questi strumenti che ci serviranno durante la Lega. Quindi iperpozione, poi ricarica totale e anche il revitalizzante. Cioè il revitalizzante max, sì. Mettiamolo qui. E il nostro. Dov'è il revitalizzante? È già sopra? Perché non ho revitalizzante? Ah no, quello qui sì, 45k, mi era preso un colpo, pensavo non avessi preso il revitalizzante, ma l'ho preso nello scorso episodio, quindi non vedo perché non avessi dovuto averli. Allora, andiamo con questi, ok, ora ci curiamo un secondo. Dov'è? Qua, iperpozione. Nessuno dei nostri Pokémon è deceduto malamente durante la prima lotta. Ottimo. E non abbiamo nemmeno sprecato troppe mosse in realtà. Abbiamo fatto un po' di foglie lama e altre cose abbastanza normali, qualche fulmine, un paio di lanciafiamme. Ecco qua. Pikachu è anche paralizzato, vero? Damogli una cura totale. Ecco qui. E contro Bruno, che manderà in campo Onix come primo Pokémon, manderemo Blastoise noi. Ecco qua. Vai, sfidiamo Bruno. Sono Bruno delle Super 4. Con un rigoroso allenamento le persone e i Pokémon possono rinforzarsi. Ho allenato i miei Pokémon con i pesi, Glacial. Ti annienteremo con la nostra forza sovrumana. Va bene, vediamo un po' cosa ha in serbo per noi Bruno. Che manda in campo Onix, come avevo letto appunto. Noi andremo di surf e dovremmo riuscire a one-shottarlo senza troppi problemi. Vediamo, eh? Sì, perfetto. Brutto colpo pure, quando non serve a nulla, ovviamente. Poi Hitmonchan, cambia Pokémon e mandiamo Pidgeot. 10 livelli sopra. E andiamo di volo. Siamo comunque più veloci. Tuono Pugno, Azz. Questo tuono pugno ci potrebbe fare molto male se ci colpisce, vediamo. Anche gelo pugno ci fa malissimo. Sperando di non essere congelati. Ok, fortunatamente non ci ha congelati. Quindi evitando il suo prossimo fuoco pugno noi andremo a portarci a casa anche Hitmonchan. Con Pidgeot. Hitmonlee, continuiamo con Pidgeot. Davvero fighissimo questo sprite di Hitmonlee. Calcio in volo, fallisce e si fa anche danno, giusto? Ah, pochissimo, si fa un PS di danno, allora. Però quel PS che basta per mandarlo in range di attacco rapido. Quindi attacco rapido. E addio, Hitmonlee. Poi, Onix, quindi rimandiamo in campo Blastoise. Sì, lo so bene, tra l'altro, sto affrontando la Lega con un Super 4 di tipo drago, senza una mossa di tipo ghiaccio, senza il classico gelo raggio da tirare contro Dragonite per fare danno 4x. Lo so bene. Ed infine Machamp, per cui rimandiamo in campo Pidgeot. Bruno è forse più facile da affrontare. Lo sprite di Machamp è un po' bruttino. Sembra stupidissimo. Sembra abbia anche la bava. Quel come Pokémon. Un po' brutto, eh. Ok, difesa X. Questo ci romperà parecchio le balle. Perché già Machamp comunque come difesa c'era bella alta. Infatti. Colpo karate. Brutto colpo e ci one shotta. No, fortunatamente no. Andiamo ancora di volo. Facciamogli un po' di danno. E tiriamolo almeno in range di kill per qualcun altro. Ok, forza. Va benissimo così. A questo punto io manderei contro Machamp. Manderei Charizard, sapete? Manderei Charizard con lanciafiamme. Infatti, brutto colpo, buono. Ma per me era in range di kill anche senza il brutto colpo. Come? Ho perso davvero? Eh sì, caro. Il mio compito è finito. Va, un'altra sfida ti aspetta. Ma non hai fatto niente! Andiamo avanti. E qui troviamo Agatha. Allora, curiamoci i nostri Pokémon.
Niente, solamente Pidgeot è deceduto in questa battaglia, quindi revitalizziamolo. Ci servono tutti i Pokémon possibili per questa sfida, dato che i suoi Gengar sono parecchio temibili. Parecchio. Allora, lei, se non sbaglio, inizia con un Gengar, forse? O un Haunter, comunque un po' come tipo Spettro. Noi andiamo con Snorlax e useremo Terremoto. Sono Agatha, dei Super 4. Oak sembra molto interessato a te, Glacial. Molti anni fa quel vecchio inutile era forte e affascinante. Ora vuole solo sistemare il suo Pokédex. Ma ha torto, i Pokémon devono lottare. Glacial, ti farò vedere io come lotta un vero allenatore. Vai, fammela vedere. La lotta, ovviamente. Allora, Lehman inizia infatti con Gengar. Gengar potrebbe usarci Psichico e farci davvero tanto danno. Noi proviamo ad andare con Terremoto. Ok, leccata non ha effetto. Fortunatamente è abbastanza stupida l'intelligenza artificiale, perlomeno di Agatha. E Terremoto quasi one shotta Gengar. Attenzione, quasi one shottato. Altro Terremoto. Ok, Mega Assorbimento non dovrebbe farci troppo male. Ok. E altro terremoto e riusciamo a buttare giù Gengar. O meglio, il primo Gengar. Sappiamo bene che ne ha un altro. Ok, Golbat. Cambiamo Pokémon. E contro Golbat manderei in realtà Pikachu. Avrà poco spazio Pikachu in questa rega. Sarà forse usato come sacrificio in realtà. Però contro Golbat ce la può fare. Fulmine. E paralizza pure, buono. Anche se beh, non è molto utile questa paralisi, dato che già eravamo più veloci di Golbat. Agatha usa super pozione, non ti salverà. Altro fulmine. Perfetto. Poi, Haunter, rimandiamo in campo Snorlax. Nessuno dei miei Pokémon ha ancora fatto un livello comunque, in questa lega. Abbiamo già battuto due Super 4, ma l'esperienza non basta per salire di livello. Azzi, Stordiraggio! Questo pesa. Questo pesa. Pesa tanto. Pesa tantissimo. Leccata, fortunatamente non è effetto. Snorlax non è più confuso. Attenzione, questo per me è lo shotta, eh. Prima Gengar non l'ha shottato, ma era Gengar ed era un livello più avanti di questo Haunter. E infatti lo shotta, buono. Poi Arbok. Lasciamo Snorlax che userà ancora Terremoto. Ah, è più veloce però Arbok usa Acido. Non dovrebbe farci troppo danno però. Infatti, lo reggiamo bene. Mentre lui Terremoto dovrebbe sentirlo parecchio. Ok, non male. Poi andrei di Body Slam per finirlo. Ah, dai, ma che culo. Avessi usato terremoto, l'avrei colpito. Ipnosi, no. Non ipnosi. Ok, qui ragazzi è venuto il momento di usare una ricarica totale. Strumento, ricarica totale su Snorlax. Psichico. Questo mi farà malissimo. Questo non mi fa male di più. Forse me lo shotta anche. Ah, invece no, così poco. Forse perché non è stab, tra l'altro. Ecco, e continua con Stordiraggio e Ipnosi. Mannaggia lei. Spero di colpirlo perché altrimenti qua non usciamo più. Cazzarola. Altro Stordiraggio, va bene. Snorlax non è più confuso. Attenzione, Snorlax si sta mangiando questa confusione. Anche se il primo turno si colpisce sempre da solo. Quindi questa cosa un po' meh. Potevi fare un brutto colpo e shottarlo, eh. No, di nuovo Ipnosi. Andiamo ancora di ricarica totale, allora. Spammiamo questi strumenti che abbiamo comprato col sudore della fronte. Altro psichico. E lo ben reggiamo. Andiamo in terremoto. Mangia sogni, attenzione. Fallisce, fa una mossa completamente inutile. Cavoli suoi. E si prende questo terremoto in faccia. Niente, Snorlax non ne vuole sapere di salire di livello. Ed infine contro Arbok userò Body Slam. Bagliore mi paralizza, ok, per favore non rimanere paralizzato, grazie. Questo dovrebbe shottarlo, sì. Perfetto.
E ben battuto anche Agatha. Oh, tu sì che sei davvero speciale. Grazie. Hai vinto. Ora capisco cosa ha visto in te quel vecchio inutile. Non ho altro da dirti. Va avanti ora, campione. Attenzione, non sono ancora un campione. Bisogna fare altre cose prima di... Bisogna vincere ancora contro due allenatori e sono gli allenatori più tosti del gioco. Quindi, attenzione, eh. Andiamo, ora tocca a Lance. Lance sarà davvero tosto. Ma mai quanto il rivale. Il rivale ha le Pokémon davvero toste. Allora, lui inizia con Gyarados. Io inizierei anche di Pikachu. Se non fosse che per me me lo sciocca con qualsiasi attacco. Però in teoria Pikachu fa 4 per a Gyarados. Dai, ragazzi, inizia comunque con Pikachu. Solamente Pikachu fosse di livello un po' più alto, eh. Glaceon. Ah, ho sentito parlare di te. Sono il capo dei Super 4, sono Lance, l'allenatore drago. I draghi sono Pokémon mitici. Sono difficili da catturare e allenare, ma hanno forze superiori. Sono praticamente invulnerabili. Bene, sei pronto a perdere? La tua sfida con la Lega Pokémon finisce con me, Glacial. Ok. Sfidiamo questo Lance, eccolo lì, fiero. Che manda in campo ovviamente Gyarados. Molto carino lo sprite, è la prima volta che vediamo Gyarados in questo gioco. E andiamo di fulmine, siamo più veloci, però Gyarados è praticamente 15 livelli sopra. Ok, gli abbiamo fatto un bel po' di danno e l'abbiamo paralizzato. Attenzione, questo culo, se rimane paralizzato. Ok, no, ira di drago. Però ira di drago mica toglie sempre 40 PS. O sbaglio? Infatti, toglie 40 PS. E quindi Pikachu si porta a casa Gyarados. Attenzione! Pikachu si porta a casa Gyarados di Lance. E sale a livello 44, finalmente. Un Pokémon che sale di livello in questa lega maledetta. Allora, contro invece Dragonair. Contro Dragonair, o Dragonair, chiamatelo come volete, io manderei... Sapete mandare Snorlax? Sapete che davvero mandare Snorlax? È un Pokémon molto resistente. Gli facciamo Body Slam, sperando anche di paralizzarlo. E gli facciamo un bel po' di danno. Oh, paralizzato pure, buono. Quindi colpiamo per primi ora e gli tiriamo giù anche Dragonair. Buono. Beh, però, Snorlax, se non sale di livello adesso... Ah, ecco. Cioè, va bene tutto, però. E cerca di imparare... Attenzione, sdoppiatore. Sdoppiatore è una mossa fortissima. Però Body Slam è molto utile. Potrei togliergli fulmine. Potrei davvero togliergli fulmine. Perché non serve a nulla fulmine, parliamoci chiaro. Dai, togliamogli fulmine. Non serve davvero niente fulmine, mentre sdoppiatore potrebbe essere quella mossa da usare in caso in cui davvero devi dare sfogo a una potenza inaudita. Per adesso Body Slam va ancora bene. Bolla raggio non dovrebbe farci troppo danno, non è stab, infatti. Buono. Oh, ragazzi, ma che è sta fortuna? Paralizzato di nuovo? Ho paura che contro Dragonite allora peneremo. Aerodattilo, ok, lui se lo tiene per ultimo Dragonite. Contro Aerodattilo manderò Blastoise. Ok, lo sprite è un po' me. Questo sprite nuovo di Dragonite, di Aerodattilo, volevo dire. Andiamo di Surf, lui usa attacco d'ala, dovremmo reggerlo abbastanza. È vero che Aerodattilo ha un attacco molto elevato, ma Blastoise ha altrettanta difesa. Questo è super efficace, quindi dovrebbe fargli almeno metà vita. Oh, shottato con brutto colpo, raga, non stiamo avendo una fortuna inaudita in questa lega. Forse l'avremmo shottato comunque, c'è da dirlo. Ora, contro Dragonite, non so se abbiamo l'opportunità di riuscire a combatterlo con la forza bruta. Quindi tocca andare di Tossina. Buono. Tocca andare di fare queste strategie qua brutte. Fuoco bomba, ok, ci shotterà probabilmente. Un fuoco bomba, vediamo. Brutto colpo pure, vaffanculo. Però l'abbiamo avvelenato. Ora, mandiamo Snorlax. E andiamo di Body Slam. Ok, inizia ad avvelenarsi.
Poi altro body slam, iperraggio, dovremmo reggerlo in teoria, abbiamo molta difesa. E lui poi ha due turni di nulla, eh. Ok, l'abbiamo retto infatti. Ok, in questi due turni di nulla noi dovremmo riuscire a tirarlo giù. Infatti deve ricaricarsi. Perfetto. Abbiamo battuto anche Dragonite abbastanza facilmente in realtà. Mi sarei aspettato una sfida molto più difficile. Odio ammetterlo, ma sei un maestro con i Pokémon. Glacial vince 6.138 Poké Dollari. Glacial, non posso ancora crederci, hai sconfitto i miei draghi. Ora sei il campione della Lega Pokémon. Yeah! O meglio, lo saresti stato. Ma ti aspetta un'altra sfida. Devi affrontare un altro allenatore. Il suo nome è Gary. Ha battuto i Super 4 prima di te. È lui, il vero campione della Lega Pokémon. Ok, prima di andare dentro la stanza di Gary, ovviamente curiamoci i Pokémon. Andiamo di iperpozione su Snorlax. Ecco fatto. E su Pikachu. E su Blastoise. Infine, resuscitiamo, revitalizziamo Venusaur, che sarà fondamentale anche in questa sfida. E andiamo di iperpozione. Anche su di lui. Ok. A questo punto mandiamo in campo per primo Blastoise. Dato che Gary, come ben sappiamo, metterà in campo Sandslash come primo Pokémon. E ragazzi, è giunto il momento di andare a sfidare il campione della Lega Pokémon. L'ultima sfida di Pokémon Giallo. Andiamo. Ehi! Hey! Ero ansioso di rivederti, Glacial. Il mio rivale deve essere forte per tenermi testa. Lavorando al Pokédex ho cercato ovunque Pokémon forti. Non solo, ho anche formato squadre che battessero tutti i tipi di Pokémon. E ora, eccomi, campione della Lega Pokémon. Glacial, sai cosa significa questo? Te lo dico io. Sono l'allenatore migliore del mondo. Lo sarai, forse, se mi batterai. Eccolo lì, Gary, pronto a lanciare la sua Pokéball. Emana in campo infatti Sandslash. Eccolo qui, a livello 61. I suoi livelli sono leggermente sbroccati, però noi attacchiamo comunque prima di lui. E Surf potrebbe fargli parecchio male a Sandslash. Non lo shotta però. E lui usa veleno spino. Attenzione, potrebbe avvelenarci. No, fortunatamente non ci avvelena. E quindi il primo Pokémon di Gary ce lo portiamo a casa. Ovviamente uno dei Pokémon più facili da buttare giù questo, quindi niente di che in realtà. Però Blastoise sale a livello 48, buono. E aumenta ancora. Guardate la sua difesa, 116 di difesa e non è per niente male. Poi Alakazam, ecco, questo è il Pokémon più difficile da battere. Sicuramente è il più difficile da battere, quindi usiamo ancora la tattica di Venusaur, sperando che lui non ci shotti con Psichico subito. Perché con Psichico ha la possibilità probabilmente di shottarci. Essendo che è anche stab. Infatti, eccolo qui. Vediamo se Venusaur riesce a reggerlo oppure viene shottato. Vediamo, eh. Niente, viene shottato. Sarà tosta. Sarà tosta. Sarà tostissima. Allora, io manderei in campo ancora Pikachu. Proverei forse a paralizzarlo. Cinesi. Ok. Almeno attaccherà sempre dopo di noi. Poi, strumenti. Andiamo a revitalizzare con Revital Max Venusaur. Così che potremo mettergli parassisseme. Va bene, tirami pure giù Pikachu, non è un problema. Va benissimo così. Ed ora mandiamo Venusaur. Che userà parassisseme. Eccolo, bene, piantato il parassisseme. E usa ancora Cinesi, cos'è che fa? Cala la precisione di Venusaur, ok. Non è troppo un problema, perché ora adesso sostituisco Venusaur. Lo sostituisco e mando in campo. Mando in campo Snorlax, che forse può reggere meglio. Boh, non lo so, sinceramente. Pidgeotto potrebbe essere una buona idea, perché con volo stalla di quella partita. Adesso mi so. Ok, paralizzato, buono. Paralizzato e non può attaccare.
Andiamo di volo? Anzi, turbo sabbia. Facciamogli perdere la precisione anche a lui. Ah, peccato. Mi ha attaccato. Questo mi shotterà Pidgeot, eh. Pidgeot non ha difesa speciale. Quindi addio Pidgeot. Ah no, invece no, attenzione. Ci cala anche le statistiche speciali, ma non è un problema perché adesso noi andiamo ancora di turbo sabbia. Ecco fatto, diminuiamo la precisione. E niente, attacca comunque questo tipo. Davvero forte. Davvero molto forte. Ok, ci ha ucciso Pikachu e Pidgeot. Ci ha ucciso Pikachu e Pidgeot. Sto pensando a chi potrei mandare. Allora, potrei mandare Charizard. Non ha volo, non gliel'ho insegnato alla fine. Però colpo coda. Oppure potrei mandare Snorlax e provare a buttarlo giù con sdoppio. No, però è ancora troppo. No, è ancora troppo su. Allora, proviamo a fare un body slam prima. E vedere a che vita lo mandiamo. Ok. Ah, attenzione, con sdoppiatore l'avremmo ucciso. Con sdoppiatore l'avremmo ucciso di sicuro. Ora però lui userà ricarica totale. Sicuro. Mannaggia me, devo usare sdoppiatore subito. Proviamo a fare sdoppiatore immediatamente. Ora lui userà ricarica totale. Ah no, non lo usa. Ok, strano. Con Alakazam paralizzato e vita rossa non ha usato ricarica totale, va bene. Ok, Exeggutor. È tutto di Charizard Exeggutor. Strano. Strano davvero. Allora, lancia fiamme. Anche voi vi aspettavate che usasse il ricarica totale? Anzi, la ricarica totale? Ok, forse questo non lo shotta, tra l'altro. Infatti. Attacco pioggia. Attacco pioggia che sappiamo che è uovo bomba, in realtà, però non so perché l'abbiano tradotto in questo modo in Pokémon giallo. Attacco pioggia. Va bene. E andiamo poi di lacerazione per tirare giù questo Exeggutor. Buono, un altro Pokémon che se ne va. E Charizard che sale a livello 49. E vediamo chi manda Cloyster. Allora, io contro Cloyster manderei Blastoise e lo userei come stallo, ok, come stallo, per ricaricarmi gli altri Pokémon in vista del suo altro Pokémon davvero tosto, ovvero Jolteon. Quindi revitalizziamo Max. Oddio, Pidgeot e Pikachu in realtà non serviranno contro Jolteon. Quindi andiamo di iperpozione. Dov'è la mia iperpozione qui? Su Snorlax. Lui sì che servirà contro Jolteon. A terremoto vi ricordo Snorlax. Ok, spara lance. Vediamo quanto mi fa. Ah, ovviamente. Ovviamente, una mossa che colpisce più volte e fa brutto colpo di primo turno. Giustamente. Iperpozione anche su Charizard, che potrebbe servire, anche se con fulmine me lo shotta in realtà, quindi potrebbe servire fino a un certo punto. Ok, lui continua con sparalance. Io a questo punto andrei di morso. Lascerei morire Blastoise, ok? Lascerei morire Blastoise. È inutile curarlo, tanto contro Jolteon non mi servirà nulla, un fulmine me lo shotta. Piuttosto che perdere però un turno mandando in campo Venusaur, che potrebbe essere molto più utile contro Jolteon. Va bene, uccidimelo pure. Piuttosto indebolisco un po' Cloyster, così da mandarlo in range di kill quasi assicurata contro Venusaur. Ecco qui, manderò in campo Venusaur. E andremo di foglie lama. Questo dovrebbe fargli malissimo. E forse shottarlo proprio. Brutto colpo, sì, ovviamente. Con foglie lama. Ed ora tocca. Ah, cazzo, però c'è ancora Ninetales. Però contro Ninetales potrei mandare Charizard. E usare fossa. Una cosa che non si aspetterebbe mai nessuno nella vita. Ok, fossa. Ok, lui usa attacco rapido, va bene.
Attacco rapido di nuovo. Godo che fallisce. E fossa, preso. Buono. Altra fossa. Lui continua a usare attacco rapido. Evidentemente mi fa più danno così che con attacchi di tipo fuoco che potrebbe avere. Anche se potrebbe avere turbo fuoco che fa parecchio male, cioè rompe le balle turbo fuoco. Eccola la ricarica totale, arriva su Ninetales, ok. Andiamo di lacerazione che farà brutto colpo, però vedete che fa molto meno danno di fossa. Azz, Stordi raggio, questo non va bene. Così confuso a colpirsi da solo, grazie. Altro Stordi raggio, Charizard è confuso. Di nuovo così confuso da colpirsi da solo. Non va bene sta cosa, eh. Attacco rapido. Charizard è ancora confuso? Ok, fortunatamente però usa fossa. Ah, è comunque confuso sottoterra. Ah, quindi deve superare un doppio check. Ok, questa cosa è davvero punitiva all'estrema potenza. Cioè, per le mosse a due stadi devi superare due check. La confusione, va bene. Ora però dovresti togliertela, no? Ok, grazie. Vai, fossa. Oh, brutto colpo, grazie, grazie. Con la confusione siamo stati davvero sfortunati, c'è da dirlo, eh. Ed ora tocca a Jolteon. Mandiamo in campo Snorlax. Speriamo che regga un fulmine. E poi penso un terremoto possa shottarlo. Vediamo, eh. Vediamo. Ok, lui si attacco rapido e non fulmine, attenzione. Terremoto. Vediamo quanto danno gli facciamo. Ok, non lo sciocchiamo ma nemmeno lontanamente. Forse con un brutto colpo però sì. Tiriamogli un altro terremoto. Lui usa un altro attacco rapido, ok. Contento lui, contenti tutti. Ecco qua. E abbiamo tirato giù anche rosso senza nemmeno metterci a spammare troppo revitalizzanti o cose di questo tipo. In realtà molti da Pokémon che sono morti li abbiamo lasciati morti. Ok, Snorlax sale a livello 49. E abbiamo battuto Gary. Non può essere, mi hai sconfitto. Dopo tanta fatica per diventare il campione della Lega. Il mio regno è già giunto alla fine? Non è giusto. Mi spiace. Ho allenato i miei Pokémon alla perfezione. Maledizione, sei tu il nuovo campione della Lega Pokémon. Sebbene sia duro ammetterlo. Glacial, ecco che arriva il professor Oak. Hai vinto, congratulazioni, sei il nuovo campione della Lega Pokémon. Sei cresciuto così tanto da quando sei partito con Pikachu. Glacial, sei diventato grande. Gary, sono deluso. Sono venuto appena ho saputo che avevi battuto i Super 4. Ma quando sono arrivato, avevi perso di nuovo. Gary, sai perché hai perso? Non hai dimostrato ai tuoi Pokémon fiducia e amore. Senza tali valori non diventerai mai un campione. Glacial, sai che la tua vittoria non è stata soltanto un merito tuo. Il vincolo che ti lega ai tuoi Pokémon è meraviglioso. Glacial, vieni con me. Vai, seguiamo il professore. Congratulazioni, Glacial. Questa è la sala d'onore Pokémon. I campioni della Lega Pokémon sono onorati in questa sala per le loro imprese. E i loro Pokémon vengono iscritti in questa sala d'onore. Glacial, hai lavorato sodo per diventare il nuovo campione della Lega. Congratulazioni, Glacial, tu e i tuoi Pokémon siete famosi ora. Olè, siamo famosi! Ok, vediamoci il filmatino finale della sala d'onore con Blastoise a livello 48, tipo acqua. Abbiamo poi Charizard, livello 49, tipo fuoco volante. Pikachu, livello 44, tipo elettro. Pidgeot, livello 45, tipo normale volante. Venusaur, livello 51, tipo erbaveleno. Ed infine Snorlax, livello 49, tipo normale. Ed eccoci qui. Ne abbiamo visti 128 nel Pokédex, presi 18, vabbè, vi avevo detto appunto che non sarebbe stata la nostra priorità al Pokédex in questa. Prendi la MN Flash dal mio amico assistente. Ah, è il consiglio del professor Oak. Va bene, grazie Oak.
direttore Satoshi Tajiri. Ok, allora, mentre scorrono questi titoli di coda primordiali, vi dico quali sono le mie impressioni su questo Pokémon giallo, che come sapete ho giocato per la prima volta in questo Let's Play comunque. Allora, devo dire che è carina l'idea di darti l'opportunità di apprendere tutti e tre gli starter in un unico Let's Play, perché è una cosa che sicuramente da bambini tutti sognavamo di fare nei videogiochi Pokémon, cioè avere tutti e tre gli starter insieme. Però potevi farlo solamente se avevi magari un amico con cui scambiare Pokémon, oppure avevi magari due Game Boy, cosa abbastanza proibitiva per molte famiglie dell'epoca, comprare due Game Boy solamente per. E due giochi Pokémon, tra l'altro, solamente per potersi scambiare Pokémon e avere tutti gli starter da una parte. Solitamente devi trovarti un amico, però anche lì. Solitamente quando iniziavi a giocare, poi non è che avevi voglia di riniziare il gioco solamente per avere gli starter che il tuo amico magari aveva tramite le uova. E tra l'altro in questa generazione manco c'erano le uova, quindi niente da fare da quel punto di vista. Quindi carina l'idea di poter giocare con i tre starter. Per il resto è more of the same, anzi, è praticamente identico alla prima generazione. Ci sono solamente qualche. Guarda, tutti i titoli decentrati, che fastidio. C'è solamente qualche modifica, volevo dire. Leggerissima, come appunto le squadre magari dei capo palestra, che sono un po' modificate per rispecchiare meglio quelle dell'anime. Magari qualche allenatore che hanno cambiato la squadra, ma niente di particolarmente interessante, devo dire la verità. Quindi è comunque una cosa carina da fare, quella di giocare appunto un'avventura con tutti e tre gli starter di Kanto, però poteva essere fatto molto meglio, ecco, devo dirvi la verità. Poteva essere un po' più differenziato, poteva avere un po' più di dignità come gioco a sé stante, Pokémon Giallo. Ok, quindi tornando qui a Biancavilla, direi che questo Let's Play, questo appunto walkthrough può finire qui. Potrebbe esserci magari un episodio extra successivo a questo, in cui vado a perlomeno sfidare i tre uccelli leggendari. D'altronde siamo arrivati fin qui, non mi costa nulla fare un episodio extra in cui anche in Pokémon giallo andiamo a sfidare, senza catturare, solamente sfidare i tre Pokémon, i tre uccelli leggendari. Magari potremmo farlo anche per quanto riguarda Mewtwo. Alla fine è una cosa carina da fare, siamo arrivati alla fine, perché non farlo? Detto ciò, quindi, vi ringrazio per aver seguito questo video, questa serie anche. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se l'avete gradita, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Giallo in generale e della Lega di Pokémon Giallo in particolare. E iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime serie. Da Glacier Sphere è tutto, al prossimo video!